detto: mi dici quali sono i luoghi della città, no, migliori per poter raccontare il silenzio della fede? Gli ho fatto una lista di circa 10 luoghi e mi ha detto: guarda, inseriamo intanto questo e poi inseriamo l'altro, perché oggi la città di Fano partecipa con un luogo d'eccellenza del silenzio che è Monte Giove, con dei luoghi d'eccellenza cittadini che ovviamente sono il Duomo, con la Cappella Nolfi dipinta dal Domenichino, con Santa Maria Nuova e con tutte le bellezze che ci sono all'interno, quindi il Perugino, la Pradella, dove si dice che ci ha messo mano Giovanni Raffaello, con il dipinto di Giovanni Santi. Ma dobbiamo raccontare assolutamente la nostra San Paterniana, dobbiamo raccontare assolutamente Santa Maria del Ponte Metauro, luogo dei pellegrinaggi, dei malatesti per scongiurare il popolo riminese dalla peste, quindi il luogo d'eccellenza da questo punto di vista, di grande storia. E quindi ci sono veramente luoghi. Io che ho fatto per 8 anni gli scout, mi viene in mente di alcuni che abbiamo nella città, come San Pio Schin, San Pietro Episcopio, che è qui dietro, che ha tanto da raccontare, piccolissimo, veramente molto bello. Insomma, abbiamo dei luoghi magici che, se dobbiamo dare delle suggestioni, ecco, proprio come l'opera che dicevi tu.